Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Elettroshock. Questa sera torniamo ad occuparci dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, una questione che abbiamo già trattato diverse volte qui a Telefriuli, ma che trattiamo ancora volentieri perché vogliamo far capire il più possibile ai telespettatori quella che è una grande operazione, insomma, che vede coinvolta l'ultima banca indipendente del Friuli, una banca che ha oltre 130 anni di storia. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui da noi i vertici di Sparcasse che ci hanno illustrato la loro lista e hanno mostrato anche quelle che sono le strategie, come sono arrivati a quest'OPA, un'OPA che ricordiamo è totalitaria, lanciata sulle azioni e sui warrant di Civibank, è stata lanciata lo scorso dicembre. Sono partite, dopo una serie di autorizzazioni, le adesioni l'8 di aprile, adesioni che potranno andare avanti fino al 6 di maggio. Questa sera parliamo con i vertici di Civibank che abbiamo in studio con noi. Li ringrazio molto perché finora, diciamo da quando sono partite le adesioni, non avevano ancora parlato, lo fanno questa sera per la prima volta nei nostri studi. Grazie allora alla Presidente di Civibank, Michela Del Piero. Buonasera, grazie. E buonasera anche al Vicepresidente Andrea Stedile. Buonasera. Buonasera. Allora, dobbiamo fare un po' un riepilogo di quanto è successo, insomma l'ho accennato prima, c'è stata quest'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, un'OPA che la Cassa di Risparmio di Bolzano ha definito inizialmente friendly, però insomma non così tanto amichevole è stata accolta dai vertici della banca di Cividale, abbiamo visto che i rapporti sono stati piuttosto tesi. Allora, io, Presidente Del Piero, parto subito a chiederle questo. Insomma, abbiamo ospitato, come detto, i vertici di Sparcasse, abbiamo sentito le loro ragioni. Quali sono attualmente i rapporti che legano le due banche? Grazie, intanto volevo solo fare un piccolo preambolo che non è che abbiamo comunicato poco per mancanza di volontà, ma purtroppo la disciplina dell'OPA è molto molto stringente per quanto riguarda la società emittente, ossia noi ha tutta una serie di vincoli di comunicazione che ci limitano perché sostanzialmente anche questa sera potremmo un po' dire quello che è già stata la nostra, diciamo, pronuncia ufficiale a livello di CDA ai sensi del comunicato, ma non molto di più, ecco, non ci si può lasciare andare alcun commento personale, da questo io voglio essere rigorosa, ecco, per cui un po' per spiegare anche un po' quello che sarà il nostro atteggiamento molto, molto professionale, insomma assolutamente in questo senso. E ha fatto benissimo a ricordarlo, insomma potete dire quello che la legge in questo momento vi permette di dire, lo comprendiamo, ma insomma cerchiamo appunto anche a vantaggio dei telespettatori proprio di capirne di più. Prego. Certo, grazie. Allora, i rapporti con Sparcasse, diciamo all'inizio certamente molto buoni, è un socio importante di Civibank al 17%, aveva il 10%, poi è salito al 17% e quindi diciamo intensi erano nel corso del 2021 i colloqui per una serie di progettualità che avrebbero coinvolto i due istituti in questo progetto di banca del Nord-Est che era un progetto condiviso, una partnership che piaceva ad entrambi, insomma devo dire la verità, anche a me molto all'inizio. Da lì però mai abbiamo immaginato che un progetto di partnership volesse dire un'acquisizione del 100% del capitale. Da lì quindi il 9 dicembre la comunicazione dell'OPA che per sua natura è un atto unilaterale, è un'offerta pubblica d'acquisto e ci ha lasciato veramente senza parole. Quindi diciamo lì in questa prima fase noi l'abbiamo dichiarata non concordata perché non concordata era tale, da qui poi a definirla friendly come Sparcasse piace chiamarla, è iniziato un percorso di dialogo seppur complesso che diciamo ci ha visto chiedere delle rassicurazioni, non solo parole, ma fatti, scritti, impegni che andassero anche oltre diciamo, il mandato della sottoscritta e dei vertici dell'attuale Sparcasse, ma che fosse una garanzia per il futuro della nostra compagine sociale, del nostro territorio, dei nostri dipendenti e che quindi fossero trasfusi in passi in modifiche societarie, statutarie, dei vincoli che in qualche maniera potessero durare nel tempo. E in merito a questo non ci sono state date rassicurazioni, conseguenza per cui diciamo il CDA ha preso atto che l'operazione era unilaterale e continua a rimanere unilaterale. Ecco, non ci sono possibilità di avvicinamento a questo punto?
Beh, a questo punto direi che siamo oltre il fischio finale. E per il vicepresidente Andrea Stedile, insomma, il CDA ha definito di fatto non conveniente insomma, quest'OPA per gli azionisti di Civibank, per tutta una serie di ragioni che avete esposto anche in un documento piuttosto dettagliato. Ecco, ce le vuole illustrare? Perché a nostro parere l'OPA è diretta a realizzare degli obiettivi esclusivamente propri di Sparkasse. E, al di fuori di ogni tipo di logica di partnership industriale e anche di linee strategiche condivise con Civibank. Qui non c'è l'intenzione di condividere nessun tipo di progettualità. Vede, in sede di presentazione dell'operazione da parte di Sparkasse, dei vertici di Sparkasse al CDA, al nostro CDA, avevano usato una terminologia che di progettualità condivisa. Una premessa che poteva portare a pensare che l'operazione potesse essere una partita da giocare virtuosamente per ambedue le parti. C'era contiguità di territorio, non c'era sovrapposizione di filiali. In realtà questa progettualità condivisa però doveva essere dato un contenuto operativo. Ebbene, allora in quella sede abbiamo pensato di porre dei quesiti, di porre delle domande, nostre richieste. Vado due su tutte. Una, le deleghe sul credito. Noi viviamo di credito e quindi capire quali sarebbero state le autonomie creditizie che sarebbero state lasciate a Civibank. Posso capire che non avremmo avuto più la stessa autonomia, ma io vorrei capire qual è la soglia al di sopra dei quali Civibank non potrà più deliberare e deciderà Bolzano, anche perché questo sarà un enorme pregiudizio per tutta l'imprenditoria regionale, per la socialità e per quant'altro, e creando un notevole pregiudizio e forse facendo venire meno quelle che sono le peculiarità che ci hanno finora contraddistinto. Magari non tutti i clienti si riconosceranno in queste mie parole, però abbiamo sempre cercato di dare risposte in tempi utili e compatibili con le esigenze della clientela. Questi sono due elementi, due considerazioni importanti. Aggiungo ulteriori elementi che sono dati di fatto molto importanti, che sono indicatori di quale potrebbe essere o qual è l'interesse di Sparkasse in questa operazione. Il trasferimento di patrimonio. C'è una differenza sostanziale fra il patrimonio netto di Civibank e il prezzo offerto da Sparkasse agli azionisti. Parliamo quest'ultimo di 6,5, mentre un patrimonio netto di valore dell'azione quasi il doppio. Bene, in caso andasse in porto l'OPA, si configurerebbe un trasferimento di questo beneficio a Sparkasse, quindi Sparkasse avrebbe un beneficio importante che lei stessa potrebbe portare a conto economico e che la stessa Sparkasse ha stimato in oltre 180 milioni di euro. Questo configurerebbe un passaggio di beneficio da una banca, da degli azionisti locali che hanno sede in Friuli Venezia Giulia rispetto a chi ha sede a Bolzano. Vi è poi un ulteriore elemento che secondo me è significativo. Qualora andasse in porto l'OPA, ci sarebbe l'acquisizione da parte di Sparkasse e di Civibank, andrebbero a realizzare delle sinergie significative che noi da nostra parte abbiamo valorizzato in circa 90 milioni di euro, ma anche fosse la metà, queste sinergie non vengono riflesse nel prezzo che viene offerto agli azionisti, ai quali viene chiesto di farsi da parte, a tutto il piccolo azionariato, e non verrà quindi condiviso con questi. Ecco allora perché Civibank, il CDA di Civibank, in 6 componenti su 8 che erano presenti alla delibera, si è espressa in opposizione all'OPA. 2 sono stati gli astenuti. E ci tengo a precisare che tutti i 6 consiglieri che hanno opposto il loro parere negativo all'OPA hanno operatività sul territorio regionale, quindi hanno una sensibilità forse superiore che lascia capire che hanno colto e abbiamo colto il valore che questa banca può avere ancora per questo territorio purché resti autonoma. Un'autonomia, mi chiedo che tipo di autonomia si può garantire se si perde l'azionariato diffuso. E sentendo i candidati di Sparkasse, ho sentito parlare un termine di autonomia sostenibile. Io credo che ci sia in questo una,
una contraddizione di fondo nei termini sia di diritto che di economia, perché l'autonomia sostenibile è quella che noi adesso stiamo realizzando e la sostenibilità è resa possibile grazie al lavoro di tutti i nostri collaboratori e di tutti i nostri dipendenti. Negarlo significherebbe non essere rispettosi di questo lavoro che è stato fin qui prodotto e quindi va dato atto di questo a tutti i collaboratori di ciò che è stato fatto e di questa autonomia che è stata resa sostenibile grazie al lavoro di tutti, che ha portato redditività e finalmente anche una crescita dopo tanti anni di sofferenza. Ecco, quindi c'è una mancanza totale di garanzie future sull'autonomia della banca. Presidente, il CDA che lei guida ha definito queste OPA intempestive, perché? L'aggettivo che meglio la definisce, perché interrompe un processo. Allora, nel 2021, come dicevo, questo percorso che avevamo immaginato assieme, lo avevamo immaginato in un arco temporale lungo, può essere triennale, più o meno corrispondente al nostro piano industriale, che avrebbe portato a compimento un percorso che noi avevamo appena iniziato. Civibank ha avuto anni difficili, io sono presidente dal 2015 e diciamo, abbiamo avuto un processo di ristrutturazione importante della banca che ha portato proprio nel 2021, come primo anno di ritorno a un risultato importante, al dividendo, anzi il risultato più importante della storia di Civibank, fatto tutto di attività ordinaria. Ecco, interrompere questo percorso che peraltro nel 2021 noi abbiamo raggiunto con 2 anni d'anticipo gli obiettivi che ci eravamo dati, bloccarlo a sfavore e portare via qualcosa ai soci che avrebbero potuto goderne dei frutti negli anni successivi, interrompere questo percorso oggi è certamente intempestivo. Grazie, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché tra poco parliamo ancora con i vertici di Civibank. A tra poco. Seconda parte di Elettroshock, fari puntati su Civibank sotto OPA di Sparkasse, lo ricordiamo, le adesioni sono in corso fino al 6 di maggio. Questa sera in studio con noi ci sono i vertici, la presidente Del Piero e il vice Andrea Stedile. Presidente, torno da lei per chiederle, insomma, ci sono state delle preadesioni, qualcuno, soprattutto grandi azionisti che hanno aderito, insomma, prima dell'8 di aprile a quest'OPA. Secondo lei ci sono delle differenze, degli svantaggi, magari per i piccoli azionisti, quelli che potranno e che stanno aderendo in questo momento, insomma, dei trattamenti diversi tra queste realtà? Ma una delle caratteristiche di questa operazione è proprio il trattamento uguale di tutti gli azionisti, no? Perché è un'offerta pubblica che può essere accettata da qualsiasi azionista fino al termine dell'OPA e i vantaggi sono sicuramente i medesimi per ognuno. Per cui diciamo, la caratterizzazione di questa particolare OPA Sparkasse, che ha puntato molto sulle preadesioni, è stata subito segnalata da Civibank come un'anomalia, perché non se ne capisce molto il significato. Certamente l'obiettivo è che tutti abbiano le stesse potenzialità e le stesse possibilità e da addetta stessa di Sparkasse, diciamo, ci sono degli impegni, ecco, nei confronti di alcuni grandi azionisti che evidentemente non potranno essere i medesimi nei confronti dei piccoli e molti azionisti. Per quanto riguarda invece, questo lo chiedo al vicepresidente Stedile, il rischio di liquidità delle azioni di cui hanno parlato proprio qui da noi vertici di Sparkasse, per chi non aderisse all'OPA naturalmente, è un rischio secondo lei concreto? Ma guardi, secondo me è determinante per un azionista è l'andamento e la redditività di un'azienda e quindi della banca. Se la redditività e l'andamento sono positivi, ne va a cascata che c'è il dividendo, c'è l'appetibilità dell'azione e quindi credo che questo rischio sia del tutto strumentale. Teniamo conto che noi abbiamo un piano di crescita e un progetto industriale
che ha dato già anticipatamente dei risultati in termini di redditività, è un progetto industriale chiaro ed è per questo che Sparkasse lo conosce bene e si è avvicinata a noi. Teniamo conto che se anche l'OPA dovesse andare in porto, secondo quelle che sono le dichiarazioni di interesse da parte di Sparkasse a far crescere e a dare valore a Civibank, questo tutelerebbe tutti gli azionisti di minoranza, che vedrebbero le loro sorti accompagnate a quelle del socio di maggioranza. Sparkasse poi ha dichiarato che non toglierà la quotazione dell'azione da questo mercato e quindi l'azione di Civibank sarà sullo stesso mercato in cui è quotata Sparkasse. Teniamo conto che negli ultimi anni la Civibank, così come tutto il sistema bancario, si è fatto carico di tutta la crisi che ha investito l'economia nazionale. Noi ci siamo presi una fetta importante, che sono più di 16 o 17 milioni di euro di sofferenza del sistema, che hanno penalizzato i nostri bilanci degli anni precedenti e che hanno reso impossibile l'erogazione di dividendi anche per imposizione dell'ente regolatore. Per cui evocare l'illiquidità credo che ripeto sia strumentale. E poi devo dire la verità, se i vertici di Sparkasse parlano di piani di crescita, di piani di sviluppo per Civibank, allora se c'è sviluppo ci sarà anche valore per il titolo, vuol dire che anche il titolo salirà, quindi io su questo non avrei timore se fossi in tutti gli azionisti. Per quanto riguarda il prezzo invece, Presidente, è stato definito con dei termini anche un po' difficili da comprendere, congruo ma non congruo, ecco, quindi se ci spiega anche questa definizione e poi perché non vi convince questo prezzo di 6,50, poi ricordiamo che c'è anche una piccola quota per i warrant e un premio fedeltà per gli azionisti storici. Sì, effettivamente la definizione non è semplicissima, è congruo perché sta in un intervallo definito congruo, quindi diciamo sulla base di una serie di metodologie utilizzate per valutare il valore di un'azienda, questo sta in questo intervallo, seppur nella parte bassa di questo intervallo, perché diciamo il valore mediano che di solito si potrebbe utilizzare è a 6,92. Però noi non lo riteniamo non congruo, perché risente di una situazione soggettiva e oggettiva del momento molto particolare. Soggettiva l'ho già spiegato prima, del perché è intempestiva, per cui abbiamo appena iniziato un percorso e diciamo si uccide il bambino finché è piccolo, quindi non riesce a vedere come cresce. E da lì è diciamo, la nostra situazione soggettiva. Situazione oggettiva perché evidentemente siamo in un momento post-pandemico, con la guerra in Ucraina, il costo delle materie prime, lo shock dei costi energetici, la carenza di materie prime, i problemi logistici, mettiamo tutto insieme, è evidente che tutti i valori delle banche italiane sono scesi di molto. Quindi è un momento oggettivamente non idoneo per fare una vendita di questo tipo. Quindi questo è per quanto riguarda il prezzo base, 6,50. Dopodiché è anche vero che in operazioni di questo genere solitamente si riconosce all'altra parte, tra virgolette, un po' di quelle sinergie che Sparkasse stessa nel proprio documento ha riconosciuto che avrà, perché queste sinergie saranno dei benefici in termini di costi che avrà soltanto il soggetto acquirente e che quindi perderanno gli azionisti attuali. Un valore futuro che di solito per il 50%, per l'80%, per la parte che si decide, in qualche maniera si condivide. Questo valore è stato stimato per azione, nel nostro caso, a 3,82, di questo diciamo, non c'è alcuna traccia in termini di prezzo. Stedile, naturalmente è come chiedere all'oste se il vino è buono, ma insomma io chiedo a lei qual è il consiglio che dà agli azionisti di Civibank oggi? L'attuale normativa non mi permette di poter dare consigli. Quello che posso dire agli azionisti è come si è espresso il consiglio di amministrazione di Civibank, che ha ritenuto non convenienti le offerte formulate da Sparkasse. Le offerte e il prezzo non riflette il valore
di Civibank, quello che dicevo prima è il patrimonio netto. Questa operazione non tutela l'autonomia della banca, anche perché noi, tra le varie ragioni per cui ci siamo opposti e il fatto che siamo ancora in attesa di una risposta che è stata a una domanda che era stata posta in seno a quel consiglio di amministrazione da parte di un consigliere circa l'inserimento di un quorum deliberativo assembleare rafforzato al fine di impedire che ci possa essere in futuro un'incorporazione anche nel breve di Civibank in Sparkasse con una maggioranza non qualificata. Bene, assieme alle domande che abbiamo posto sulle deleghe sul credito, anche a questa a oggi non abbiamo avuto risposta. Devo dire che agli azionisti ci sono state sì delle adesioni importanti da parte degli istituzionali, ma la figura degli istituzionali, di coloro che hanno aderito all'OPA, è molto diversa dall'azionista così diffuso e del piccolo azionista di Civibank. Le logiche degli istituzionali sono ben diverse, rispondono ad altre logiche le loro scelte. Hanno comprato a 5,27, vendono a 6,50 dopo qualche mese e quindi loro hanno realizzato l'unico obiettivo, che è quello del guadagno, del gain, iscrivendo nei loro conti le conto economici. Si tratta anche di istituzionali che per la quasi totalità di loro, le loro sedi sono al di fuori del Friuli Venezia Giulia, quindi non c'è questa sensibilità di capire quanto può valere per questo territorio una banca ancora autonoma. La speranza e l'auspicio qual è? L'auspicio è che il passato ci permetta così di pensare alle ultime acquisizioni, all'acquisizione delle banche locali, in cui l'acquirente aveva sempre così ipotizzato autonomia, parlo della Banca dei Friuli, parlo della Banca Popolare Udinese, della Friul Adria, della Cassa di Risparmio. Mi chiedo dove è finita questa autonomia che si sventolava in sede di dichiarazione e di promesse. No, non c'è più nulla. E quindi mi auspico che questo possa spingere l'azionista a non aderire all'OPA e a pensare, e tutti noi dobbiamo pensare, cosa possa significare scrivere la parola fine sul sistema bancario del Friuli Venezia Giulia. Presidente, che cos'è che teme di più di quest'OPA? Ma che venga snaturata proprio quello che è la caratteristica principale della nostra banca. Allora, io credo che noi abbiamo trovato un ottimo connubio tra diciamo, la soddisfazione del socio, di avere un risultato, di avere un dividendo e anche gli impegni sociali. Siamo stati la prima banca commerciale italiana a diventare società benefit e stavamo facendo anche il percorso per diventare una B Corporation adesso. Tutto questo credo che sicuramente, diciamo, non è nelle corde di Sparkasse, o perlomeno non è negli attuali impegni di Sparkasse, per cui tutto questo verrà perso con grave nocumento per il territorio. Oltre a questo, diciamo, la caratteristica della nostra banca era quella di essere una banca molto molto vicina, ma nel senso concreto del termine, al territorio. Decisioni veloci, positive o negative che siano, ma veloci. Questo io ho sempre detto alla mia struttura. Diciamo di sì, diciamo di no, ma l'importante è che lo diciamo velocemente, perché l'imprenditore ha bisogno di questo. Ora credo che necessariamente questo cambierà, perché c'è una struttura di gruppo bancario che corrisponde a delle logiche di gruppo bancario, per cui sarà sicuramente diverso. Non posso dire se meglio, se sarà meglio, se sarà peggio, sarà diverso. Non ci sarà più questa caratteristica che è stata quella principale, a mio parere, quella che ha connotato e distinto la nostra banca da tutte le altre. A mio parere, la mia vera paura è che sarà una banca come tutte le altre. Quindi sarà sempre una subordinazione, dice lei, alla fine, non più una logica, insomma, di gruppo, anche se gruppo di due banche più o meno di dimensioni simili, con un DNA simile, però insomma Civibank secondo lei sarebbe sempre subordinata alle decisioni che arrivano da Bolzano? Sicuramente, è evidente che determinate decisioni a livello di credito, come diceva il vicepresidente prima, saranno prese a Bolzano e non qui da noi, ma sta nei fatti, questo è normale che sia così, non è un bene a mio parere che sia così.
Siamo quasi in chiusura di trasmissione. La scorsa settimana Sparcassi ha presentato la propria lista per il CDA, naturalmente ce n'è una anche da parte vostra che vede appunto la Presidente Del Piero riconfermata candidata alla Presidenza, Andrea Stedile come vice, e poi insomma c'è una lista che conferma, diciamo, i sei noni dell'attuale Consiglio di Amministrazione con tre new entry. Stedile, ci racconta questa lista? Ma la lista trova di nuovo conferma in quelli che sono gli attuali componenti del CDA per 6 componenti su 9, oltre alla dottoressa Del Piero e al sottoscritto. C'è il dottor Illi, il dottor Semolic, il dottor Fuccaro e il dottor Agnoletto, per cui 6 su 9 vengono riconfermati. Per quanto concerne il U2, non hanno aderito alla richiesta di far parte ancora di questo CDA, perché il regolamento nostro interno non lo consente per superamento dei limiti di età, mentre l'altra componente dell'attuale CDA ha preferito declinare per altri impegni l'offerta. Per cui sono stati inseriti due imprenditori che rappresentano l'imprenditoria del Veneto e anche del Friuli Venezia Giulia, che sono il dottor Cason e il dottor Fracasso. Questo, l'inserimento anche di un imprenditore del Veneto, dà l'idea di quali la conferma del nostro progetto, che è quello anche di crescere nel Veneto e non limitarci, come dà intenzione di Sparcassi, a presidiare il Friuli Venezia Giulia, perché un ulteriore motivo che ci ha portato appunto a dichiarare l'ostilità e l'opposizione a quest'opo è anche il fatto che il nostro programma di sviluppo nel Veneto con questa acquisizione, con l'OPA, ne verrebbe penalizzato. In più, come nono componente, c'è il regolamento, lo statuto lo prevede, il rappresentante dei dipendenti, che è stato individuato dai dipendenti stessi nella docente universitaria, la dottoressa Monasterolo. Ecco, questo è quello che... Presidente, insomma, una lista per proseguire il lavoro che state facendo, insomma, che avete fatto finora. Una lista in grande continuità, come adesso delineato dal Vicepresidente, perché il nostro è un gruppo che ha lavorato bene, e questo lo dicono i risultati, poi lo diciamo anche noi perché ci siamo trovati molto bene, lavoriamo con grande affinità, e anche in questo momento queste decisioni, seppur molto difficili, le abbiamo prese sempre tutte assieme. E quindi questo gruppo, diciamo, di 6 componenti, sicuramente molto qualificati, ha deciso insieme di procedere con le integrazioni di due imprenditori, clienti affezionati dalla banca, che quindi sanno che cosa c'è oggi e hanno paura di cosa ci sarà domani, e così insieme al rappresentante dei dipendenti, che anche questo voglio sottolinearlo, è un aspetto molto importante, perché noi con il passaggio dalla cooperativa SPA abbiamo voluto così fare omaggio alla presenza di un rappresentante dei dipendenti, perché l'azionariato dei dipendenti è sempre stato molto importante, che hanno saputo scegliere una donna particolarmente esperta in materia ESG, che visto il percorso che noi stiamo facendo come Banca Benefit è assolutamente un passaggio fondamentale. Grazie allora, grazie alla Presidente Michela Del Piero, grazie al Vicepresidente Andrea Stedile per essere stati qui con noi questa sera. Grazie. Grazie a voi. E grazie, vi ricordiamo che noi continueremo a seguire questo tema, naturalmente fino al 6 maggio, lo faremo in particolare anche domani tornandoci su con la nostra trasmissione Economy FVG. Grazie a Fabio Di Bernardo e a Simone Caramaschi in regia, finisce qui questa puntata di Elettroshock. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti.